Ciao Fabio. Alberto, Mi spieghi questa legge di bilancio? ma guarda, che dire, quello che avevamo già intuito per tanti versi si è confermato. Questa è una legge di bilancio molto minimalista, ma usiamo un termine benevolo, cioè una legge che non fa nulla per imprimere un impulso alla crescita, cerca di tamponare laddove può, cerca di dare un colpo al cerchio e due alla botte, e sostanzialmente smuove qualche spicciolo di qua, qualche spicciolo di là, ma non ha una visione di lungo periodo e nemmeno ci si avvicina. Vediamo un po' se riesco, diciamo, vediamo un po'. I provvedimenti più importanti sono questo cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale, quindi praticamente Quant'è? Ma guarda, parte dal 1 luglio 2020 con 3 miliardi, che poi quando dovrebbero andare a regime nel 2021, ammonterebbero a 5 miliardi e mezzo, forse 6. E i beneficiari sono i lavoratori con redditi tra 26.600 euro e 35.000 euro, che non avevano preso il bonus Renzi, i famosi 80 euro, e quindi questo. Perché non ho di reddito più alto? Perché hanno il reddito più alto, sì, o comunque perché insomma non hanno beneficiato di quello che era in realtà era gli 80 euro di Renzi formalmente erano una minore tassazione, quindi non era una maggiore spesa, e per questo poi c'è stata tutta una disputa, vabbè, ma lasciamo perdere perché non è interessante. Diciamo che quelli che non avevano preso il bonus Renzi adesso avranno 50 euro in più al mese, di questo stiamo parlando. Quindi, boh, tipo 500 euro dovrebbero essere tra 5 e 1.000 euro. Su base annua, quando arriverà il regime nel 2021. Sarà confermato invece il bonus Renzi per i redditi da 8.000 a 26.600 euro, e quindi questo è un po' diciamo così, il clou della manovra. Però ci sono altre cosettine che, per esempio, ci sono i rifinanziamenti per impresa 4.0 che il governo precedente aveva messo un po' in naftalina. C'è questa la nuova Sabatini, quindi per gli ammortamenti accelerati. Insomma, un po' di soldini per finanziare nuovi investimenti nell'industria con particolare attenzione all'innovazione. E altre cosine che sono. Tocca la storia dei ticket. Eh sì, i ticket sulla sanità, no? Sono i ticket sulla sanità. Ti dico subito, dunque, il super ticket viene abbandonato, quindi questi 10 euro che si pagano su visite d'esami, insomma, dovrebbe essere cancellato entro il 2020. Dovrebbe, diciamo così, essere cancellato da metà anno, quindi luglio 2020, e più o meno dovrebbe costare insomma 300 milioni per il 2020. Poi, però vengono stanziati 2 miliardi in più nel 2020 per
insomma, per migliorare i servizi sanitari, più altri 2 miliardi per l'edilizia sanitaria. Dov'è che si trovano i soldi? Ancora non l'ho capito. Io vorrei sapere, perché qui sono tutti i soldi che si spendono. Sai, bisogna convocare un patto per la salute tra governo e regioni e lì sostanzialmente parte la vera partita. Cioè, io credo questi soldi sono un po' una carota messa a dondolare davanti agli occhi dei governatori regionali, però secondo me arriverà un po' qualche bastonata sui costi, probabilmente questi costi standard, insomma il fatto che le siringhe in Veneto costano, non so, un euro e in Sicilia 5 o 10 o quello che sia. Quindi credo che tutta questa, tutto il riordino della spesa sanitaria è demandata a misure che verranno poi negoziate con le regioni e stabilite in un decreto ad hoc, quindi sarà una mini manovra che dovrà poi affrontare anche la spesa farmaceutica, il numero degli infermieri, i medici che mancano, eccetera eccetera. Un'altra cosina interessante sono la proroga dei bonus per le case, chi rifà le facciate, chi insomma apporta dei miglioramenti all'immobiliare, e c'è poi questa cosa interessante che è la mini rivalutazione delle pensioni tra 1.500 e 2.000 euro. Quindi praticamente dovrebbero mettere un po' di soldi nelle tasche dei pensionati. Fuori di soldi, dovevano anche fare la manovra per annullare l'IVA? Quella sì, quella l'IVA sì, insomma, è l'aumento dell'IVA, insomma, le clausole di salvaguardia vengono eliminate, quelle erano già previste da una legge, quindi con la prossima legge di bilancio viene cancellato il provvedimento che prevedeva l'aumento dell'IVA, viene anche così eliminata o quantomeno attenuata la clausola di salvaguardia anche per il 2021. Però insomma rimane un po' di io tutti sti soldi, diciamo così, dal lato delle entrate non li vedo, anche perché nella tabella, in una delle tabelle del documento che hanno presentato ieri, la pressione fiscale non aumenta, rimane al 46,5% del PIL, quindi in teoria insomma non dovrebbero esserci nuove tasse, o quantomeno non l'aumento dell'IVA, scongiurare l'aumento dell'IVA da finanziare. No, questo l'avevamo un po' fatto, cioè è sempre le solite storie, il contrasto all'evasione fiscale, qualche balzello qui e là, però io in questo documento non ho visto, onestamente, non mi sembra, o questi provvedimenti sono nelle pieghe di qualche nota a piedi di pagina, ma di soldi veri o di risparmi sostanziali io non ne individuo, non mi sembra di 400 rimane, 400 rimane. Scusami? 400 rimane, io non capisco, risparmi sì. Non ce ne sono, spendiamo di più? No, non solo, ma poi che ne so, gli statali dovrebbero prendere più soldi in busta paga. Poi c'è il Green New Deal, 10 miliardi in 3 anni per finanziare gli investimenti. Ora, è probabile che questi, che sono new,
New Green Deal vada a rosicchiare, ad accorpare vari provvedimenti, vada a computare nei 10 miliardi i fondi europei, eccetera, eccetera. Quindi così sono un po' delle, è una mescola di varie cose che non cambia. Come fanno a quadrare i conti? Come fanno a quadrare i conti con tutte queste extra spese e non solo risparmi? Non ne ho idea. Cioè, onestamente, secondo me rimane un grosso punto interrogativo. Bisognerà vedere misura per misura quanto cuba, anche perché guardando le pagine del documento, anche nella lotta all'evasione fiscale, insomma, sono tutta una serie di ipotesi, ma questi soldi poi li devi andare a trovare, non è che sia, cioè non è che li scrivi a via 20 settembre e questi soldi si materializzano, c'è tutto un lavoro da fare dietro, non lo so, se non è stato fatto finora ci sarà pure un motivo e non mi sembra che tutto, capito, che ci sia stata una tale rivoluzione nell'amministrazione pubblica italiana da come? Tarelli cosa dice? Bottarelli era ieri a di martedì, però il documento di bilancio ancora non era stato divulgato, sa, l'hanno tirato fuori di notte e quindi non aveva, come dire, un'opinione informata sulle specifiche questioni. Quando io ci ho parlato, abbiamo fatto una conferenza ormai giorni fa a Torino, abbiamo parlato in altre occasioni, lui è così molto scettico sulla credibilità di tutte queste misure, di questi provvedimenti un po' ad hoc. Poi non lo so, ci sono alcune cose, per esempio il fondo famiglia, no? Dove hanno promesso che danno più soldi a chi ha figli, soprattutto famiglie numerose, che le rette degli asili verranno azzerate, ma se non ci stanno gli asili, tu vuoi azzerare quanto vuoi le rette, i bambini non trovano posto e te le vieni in casa o paghi la babysitter. Quindi cioè, non è solo una questione di far pagare di meno, è che devi costruire pure le scuole, le infrastrutture. Un'altra roba che così c'è, cioè questo ACE, no? Che era un provvedimento per far capitalizzare le imprese, poi era stato sostituito da una MINIRES che era talmente cervellotica che nessuno ci ha capito mai niente, non è stata praticamente mai utilizzata, invece adesso sono tornati, insomma, hanno. Faccio fare il titolo anche di questo. Non ho capito, scusami. Faccio fare il titolo anche di questo Inglourious Basterds, così Sì, vale. guarda, il titolo è abbastanza facile, un caos primigenio nella legge di bilancio, questo. Va bene, fai tu. Con avanti ti faccio scrivere i titoli. Va bene. E poi dicevo, sai, ci sono 3 miliardi, 3,1 miliardi per i rinnovi dei contratti pubblici. Ora, non mi sembra che questa sia una priorità, visto che i contratti pubblici erano già stati rinnovati per il 2016-2018 e hanno avuto aumenti medi del 3,5%. Hanno messo a bilancio il chip per microchippare gli impiegati pubblici? Il chip? Sì, mettere un chip per microchippare i dipendenti pubblici. Sì, sotto l'orecchio, guarda. Non ha messo quello a bilancio? Ma che, figurati. No, ma poi tra l'altro, sai, il problema è che
al di là del chip, al di là di quelli che firmano in mutande e se ne tornano a dormire, il problema è che cavolo fanno quando pure stanno alla scrivania. Cioè, partirà la negoziazione qui e poi dopo dovranno eliminarne un sacco, sfiga, ci hanno provato, amen, dai. Sai, qui, cioè, il mondo sta cambiando, è tutto digitalizzato. I processi devono essere completamente riformulati in modo che vadano su supporti elettronici, e nella pubblica amministrazione siamo ancora coi timbri. Cioè, io sono andato per fare uno stato di famiglia, mi hanno detto sì, fa, non uno stato di famiglia, scusa, un atto di nascita, e ci sono volute 2 settimane, ma queste sono robe, cioè è roba che deve stare su un supporto elettronico, non può stare ancora come ai tempi degli amanuensi in qualche faldone negli archivi negli archivi tenuti nei sottoscala. Cioè, e poi puoi tenere, capito, gli impiegati col microchip o con le catene e la palla al piede. Basta. Le cose stanno organizzate in modo così obsoleto, hai voglia a decollare. Non... Fabio, basta. Basta, vabbè, basta. Siamo amaro abbastanza, dai. Basta. Quando avremo qualche lume in più ne parleremo, ma ti ripeto, manovra abbastanza così poco ambiziosa, saldi che non si capisce bene come stiano in piedi. Poco ambiziosa. No, poco ambiziose sulle entrate e sui risparmi, molto ambiziose sulle spese. Ah sì, beh sì, a promettere non costa niente, che vuoi. Poi. Ciao Fabione. Ciao Alberto. Ciao.